Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Bentrovati al nostro consueto appuntamento con Occhio alla truffa ed è nuovamente con me Riccardo Sartoris. Ciao Riccardo, bentornato. Ciao Mariella, a te e a tutti gli ascoltatori, bentrovati. Allora, come sono andate queste feste? Benissimo, Natale in famiglia e quindi abbiamo ritrovato la gioia e la felicità di stare in compagnia. Oh, sempre piacevole, no? Sentire dire queste cose, ma purtroppo noi trattiamo un argomento un po' più triste, no? Delle feste. Quindi di che truffa parliamo oggi? Ma più che truffa è un consiglio che noi diamo tutte le volte, di cercare di stare con gli occhi aperti e di non fidarsi della prima impressione, perché dietro una bella vetrina, dietro un annuncio pubblicitario o un prezzo così apparentemente adeguato si può nascondere una truffa. Parliamo di saldi, siamo ormai arrivati quasi a ridosso dei saldi invernali e quel bel calpotto, quel bel oggetto che abbiamo visto in vetrina prima di Natale, abbiamo aspettato ad acquistare confidando nei saldi, adesso è a portata di mano. Ecco che ci rechiamo quindi nel negozio dove abbiamo visto l'oggetto a cui siamo interessati e lo troviamo ad un prezzo apparentemente abbordabile con l'indicazione di uno sconto molto importante. Ecco, però la prima cosa da fare è ricordarsi del prezzo iniziale. Innanzitutto avvisiamo tutti che i saldi, per essere in regola, devono essere ben pubblicizzati e il cartellino indicante il prezzo finale deve contenere anche il prezzo iniziale più la percentuale di sconto. Quindi dobbiamo verificare che il cartellino contenga questi tre elementi: prezzo iniziale, sconto e prezzo finale. Però certe volte il prezzo iniziale ci sembra diverso da quello che avevamo annotato in precedenza, prima dei saldi. Ecco, quindi la prima cosa da fare è verificare che effettivamente il prezzo sia corretto. Se abbiamo dei dubbi o se questo secondo noi non è avvenuto, quindi c'è una scorrettezza del commerciante, avvisiamo subito le forze dell'ordine e le associazioni dei consumatori. Dobbiamo cominciare già, no, ad andare in giro con carta e penna ed annotare questi prezzi, proprio per poi verificare se i commercianti sono stati corretti e se agiscono in maniera corretta, appunto. Sì, assolutamente. Noi partiamo dal presupposto che tutti i commercianti siano corretti e onesti, ci mancherebbe. Però dietro qualche sconto ogni tanto si nasconde una piccola truffa, perché i capi di abbigliamento o gli oggetti posti in vendita magari sono dell'anno precedente o addirittura sono dei fondi di magazzino. Quindi la prima cosa da fare è verificare se la merce è dell'anno. Dopodiché che l'accortezza è quella di verificare il prezzo e quindi lo sconto applicato. Non fidatevi mai della prima impressione, come dicevo all'inizio, perché comunque ci sono anche tanti oggetti civetta e quindi gli sconti certe volte vengono pubblicizzati tipo fino al 50%. Questo vuol dire che lo sconto non è su tutti gli oggetti del 50%. Alcuni andranno al 10, al 20 e poi magari ci saranno degli oggetti al 50, ma non saranno sicuramente tutti. Quindi andate con accortezza, non gettatevi nelle braccia del primo commerciante incontrato. Fate attenzione e poi sì, si possono fare degli affari, questo sicuramente. Bene, quindi ora che abbiamo ricevuto i tuoi consigli, che come dico sempre sono preziosi, possiamo tranquillamente andare ad acquistare in maniera preparata. Grazie per essere stato con noi anche questa settimana, l'appuntamento è alla prossima. Ciao Riccardo, a presto. Ciao, grazie Mariella e buoni sconti a tutti. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa.